Bentornati allo spread a due voci con Luca Baldo. Oggi facciamo l'uso del foglio di calcolo, 14° episodio. Ciao Luca! Ciao, ciao a tutti, grazie Nadia di avermi invitato ancora in questo splendido salotto fiorito. Ok, prendiamo subito il lavoro per bene. Questo è il mio canale e volevo ringraziare ancora per tutti questi fantastici iscritti. Mandatemi i vostri commenti sui video anche a quello di Nadia, quello che facciamo. E continuiamo. Quindi il foglio di calcolo lo prendiamo sul tuo canale, Luca Baldo, il 13° episodio di Spread a due voci. Avete anche la playlist, comunque l'ultimo che abbiamo fatto. Buongiorno a tutti. Ed ecco qui l'episodio del 15 maggio. Lo aprite sotto e trovate il foglio di lavoro. Cliccate qui e vi si apre il file che Luca ha condiviso con tutti. Perfetto, questo è il file che tu, Luca, ci hai lasciato alla fine del tuo video. Sì. Facciamo, dobbiamo fare file e crea copia, quindi i nostri amici faranno file, crea copia e abbiamo quindi un nuovo file per lavorare. Esatto, perché se no non possono lavorare con la mia copia, possono solo vederla. Benissimo, benissimo, perfetto. Adesso qui tu ci hai spiegato l'altra volta come funziona, noi magari ne abbiamo fatto due, diciamo, già pronti per velocizzare i nostri video. Cerchiamo di non perdere tempo. Se si va sul backtest di uno spread che vogliamo prendere in esame, bisogna copiare gli ultimi, diciamo, sì, dal 2000 a 2005, giusto? Si fa Sì, così. esatto. Copia. Si Quindi esatto. va qui e si fa incolla. Benissimo, Esatto, perfetto. E lui ricalcola tutto. ci Dove ci vuoi. eravamo fermati, Nadia? Ti ricordi? Avevamo spiegato un pochino la parte sopra. Sì. Quindi vediamo se raccapezzo io, nel senso raccapezzo alla romana, se riesco a capire io da profano il file che tu hai fatto, come magari faranno a casa i nostri amici, giusto? Eh sì, amore. Questa è la media dei prezzi d'entrata, 3,8, potrebbe essere interessante, la media dei prezzi d'uscita, ok, la media dei punti che si è fatto, potrebbe essere importante Anche questo sì. per sapere un po' come si muove normalmente lo spread. Volevo solamente dire che io qua mi sono ricordata, LV e LG, l'ho copiato, aver copiato i 15 anni, poi andate qui, vi copiate questa righetta, uguale, fate copia, così il vostro foglio lo ribattezzate, insomma, no? Incolla. Poi tu ci hai fatto Esatto. vedere che questa qui è la media dei profitti, vabbè, i giorni è relativamente interessante, è la media dei best. Ma diciamo, quello che ci dà in più questo foglio è la seconda riga, la deviazione standard, giusto? Sì, questa specie di cosa che l'abbiamo chiamata come una specie di dispersione. Quanto sono dispersi i dati attorno alla media? Con tutti questi calcoli che tu hai rilevato, poi ci hai fatto fare un, diciamo, tiri fuori questa bella formula di rischio-rendimento e un take Esatto. profit, giusto? TP1 è un primo take profit che tu hai Sì. analizzato, un secondo e un eventuale stop loss, sempre lavorando su questi dati e lavorando sulla deviazione standard. Che ci dici di più di questa parte in particolare importante, insomma? Sì, allora intanto questo qua è un anno che va tutti, sono tutti verdi, quindi qua bisogna un po' più ragionare su che cosa significa mettere i take profit, visto che va sempre bene, dovrò fissare un valore di take profit in modo che io mi porto a casa un certo, tra virgolette, guadagno e sono al sicuro, ok? Quindi se guardate nelle annualità, vedete alcuni anni in finestra, vedo, non so, la penultima, il 2006, ho 60 di profit in finestra e 3,30 invece nel best. Sì, Vedi? questo è importante Allora, proprio. io quando sarei uscito, quando non sarei uscito, cioè, bisogna valutare che la media della finestra è 5,25, il che è molto buono, vuol dire che è positivo e va bene. Il best è leggermente più alto, giustamente, quindi fino a che punto posso osare? Cioè, posso prendermi la media dei best e cercare di uscire? Se guardate, se mettete 6,43, questa media qua non ci sta tanto dentro, non tutti questi best qua, no? Quante volte sarà beccato?
si possono fare anche i calcoli, ok? Sì. Ok, quindi vedete che c'è un TP2 che è al 50%, quindi se io prendo la media del TP2 come take profit, ok? Ho il 50% di possibilità di uscire prima della finestra oppure neanche di prendere quei soldi lì, ok? Se ne metto una sola ovviamente di contratto. Quindi io come devo stare? Cioè, che ragionamento fa? Si ragiona sul take profit 1, cioè stare il famoso 84%, Ho capito. cioè stare Ora sì. Riuscire bassi. Stare bassi cosa vuol dire? Mi prendo. scusami, Vai. quindi è riuscire a il 6,43 lo prendi la metà delle volte, ma se tu entri tutti gli anni cerchi di uscire, insomma, il più delle volte in guadagno. Questo è un po' il succo, no? Quindi tu dici Esatto. ottimizzare l'84%, quindi all'interno della prima deviazione standard, giusto? Sì, No, ho esatto. detto, Esatto, è ok. giusto, è corretto. Quindi vuol dire 6,43 che è la media, gli levo una deviazione, cioè 287, e viene fuori esattamente 3,55. E quindi sto a 3,55, se tu guardi la media dei best, 3,55 viene beccata parecchie volte. Sì. Potrei anche stare un pelo più basso ancora per stare in corso, però questo è un riferimento, no? Non è detto che voi dovete mettere 3,55,71 come take profit. Potete anche mettere 300, ok? E se siete molto superiori. Ok. Certo, diciamo che tu hai fatto questo, hai lavorato, diciamo, su questa cosa per noi anche per farci un pochino ragionare. Secondo me questo video servirà più che altro a metterci un po' di dubbi, insomma, più che altro è questo. E quindi rischio rendimento? Esatto. Allora, lo stop loss come viene calcolato? Adesso il rischio rendimento. Allora, sul primo, ovviamente, sul TP1, abbiamo fatto il calcolo del rendimento, ok? Perfetto. Non su tutti e due, se no bisognerebbe fare una media. Vabbè, insomma. Lo stop loss, stesso ragionamento, guarda i worst, non il drawdown, il worst ho preso io. E lì vedi che c'è molto basso, vedi che è un meno 94 la media, ok? Però se prendo meno 94 come stop loss, lo becchi il 50% delle volte, perché guarda, guarda, ci sono anche dei meno 180, vedo, dei meno 230. Sì. Ok, quindi che cosa devo fare? Devo cercare di stare con uno stop loss molto largo, ma non troppo, nel senso che sennò poi mi faccio del male. E quindi basta prendere il 98%, che è sostanzialmente 90, e aggiungere le due deviazioni standard a quel meno 94, ok? Quindi meno 94, meno 75,6, meno 75,6, viene fuori meno 245, che è quello lì. Perfetto. Quindi siamo all'84%, diciamo, di probabilità di prendere il take profit. E con uno stop loss che se tu prendi questo valore meno 2,45 e lo piazzi sul worst, guardalo e vedi che stanno in pratica tutti sotto, no? Sì, Guardali. E perché c'è solo 2,30. Il più vicino è quindi. 2,30, insomma, stai al 98% al sicuro, diciamo. Poi Esatto. sempre dicendo che questi sono quello che è successo nei 15 anni indietro, quest'anno nessuno sa quello che è successo, che Beh, succederà, dico. esatto, uno potrebbe stare anche magari un po' più, tipo dice, ma il peggiore è stato meno 2,30, metto meno 2,30, va bene, si può fare, ok? Non è che sia sbagliato. Comunque il rischio è meno 2,45, il rendimento è 3,55 che ho calcolato io, ma uno può calcolarlo anche sul TP2, ovviamente, però non è Certo, sicuro di prenderlo, come non è sicuro neanche di prendere 84, è chiaro. E da qui viene lo 07, in verde tu lo fai vedere quando è in questo caso. sì, qua ho fatto una formattazione particolare, si chiama formattazione condizionale, per cui sostanzialmente valori inferiori o uguali a 2 sono normalmente presi come positivi. Valori superiori a 3 sono normalmente da scartare. Vogliamo vederne un altro? Ok? Eh beh, certo. Ci abbiamo pronto questo, che è un ZCU, sempre copiare quindi i 16 anni dal 2020 al 2015, 2005, Perfetto. e ci viene qua un numero un po' particolare qua. Viene fuori negativo perché se guardi bene c'è il TP1 che è negativo, che non può essere perché proviamo a guardare i best, vediamo come sono messi. Ok, come possiamo migliorare questa cosa qui? C'ha un best un po' originale del 2011, cioè veramente fuori, fuori
fuori dagli altri, 3.387. Esatto, questi qua sono valori che sono molto, tra virgolette, dispersi, diciamola così. Vedete che è 7,40 la media e 7,92 la deviazione. Praticamente era Due. la famosa gaussiana che dicevi tu, larga, 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 perché il 3.000 Esatto. rotti sta proprio fuori, 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 fuori. Ok. Esatto. È dovuto ovviamente a valori che sono molto fuori rispetto alla media, che c'è ad esempio quel 3.300. Se ci metti 0 lì, ad esempio, prova. Mettiamo 0 qui. Perfetto. Vediamo. Che cosa succede? Vedete che rientra subito e diventa positivo il take profit? Quindi è, come abbiamo detto in qualche altro video precedente, togliere proprio i best o anche a volte i worst che sono fuori dalla, diciamo, fuori dalla Del gaussiana, per capirci proprio, diciamo, dalla seconda deviazione standard quasi. campione nostro più che dalla gaussiana. Ok, dal No, campione dal nostro. campione sarebbe. E infatti Ok, go qui back. rimane in rosa, il rosso, diciamo, perché tu hai detto sopra 3 mi mette un attimo in allarme, mentre quest'altro che era sotto 3 rimane in verde. Ho capito. Sì, diciamo che questo qua è molto rischioso perché, per prendere 141 uno stop loss che è in pratica 10 volte uguale perché è Eh sì, 9,7, eh sì. uno potrebbe dire ma io entro col 50%, però qua non abbiamo tanto la statistica a favore, però insomma, in generale insomma, non è buona cosa entrare con un rapporto rischio-rendimento superiore al 2, 2,5 di solito si dice, ok? Però questa è solo statistica, non sappiamo come andrà in realtà, ok? Quello che si può fare è un po' correggere il tiro con questi numeretti e si Certo. possono correggere un paio di righe. Adesso vedete che viene fuori 1304 sotto la parte più in basso lì? Sì. Non c'è scritto 97%. Non è che sia tanto distante dai valori che vedete dentro, non ce ne sono più di fuori dal Perfetto. campione. E Quindi neanche, beh, e lo stop loss invece ce n'è uno fuori. Vedete sul worst che c'è meno 220. Quello lì. questo qui ci porta fuori, diciamo, è fuorviante per la cosa statistica. Esatto, però qui mettere 0 potrebbe essere penalizzante perché non sei conservativo. Sei conservativo se ci metti, ad esempio, mettici la media, meno 2,85. Ok, quindi qui per i nostri amici che ci seguono sull'anno dove c'è una cosa, mettiamo la media invece 2,85, dove c'è un valore molto molto fuori. Esatto. Benissimo. Adesso Adesso. vedete che il rapporto rischio-rendimento è stato corretto e diventa 3,1. Sì, in effetti per tenerci questo dato qui a oltre 2000 era per poi prendere un profitto di 250 dollari, tra virgolette, Esatto. quindi noi l'abbiamo un po' corretto. Va bene, quindi per oggi io direi che i nostri amici possono un po' provare a giocare con questo regalo che tu ci hai fatto per aver superato noi i nostri 200. Noi festeggiamo pure i 200 iscritti, noi siamo modesti, via, non ci pensiamo Sì. ai grandi numeri. E poi magari ecco, fare altre prove, sempre prendendo i dati e facendo, ad esempio, questo è natural gas, altre situazioni e vedere che cosa si può, diciamo, prendere di Sì. buono da questo file che tu ci hai dato. Diciamo, questo qua è un modo abbastanza standard per fare una valutazione sul backtest, ok? Poi ognuno può personalizzarsela come vuole. Bene, anche stavolta qua a casa di Nadia abbiamo terminato, quindi utilizzate questo fantastico foglio e spero insomma che nei prossimi video magari lo guarderemo assieme, vero Nadia? Sì, adesso noi abbiamo iniziato a usarlo, magari i nostri amici ci scriveranno nei commenti se l'hanno trovato utile e se riescono a utilizzarlo bene, magari cerchiamo sempre di migliorare. E certo, iscrivetevi e grazie a tutti, grazie anche a te Nadia. A te Luca, e come al solito auguriamo a tutti buon divertimento. E arrivederci.